Ta-da! Allora, ragazzi, ce l'avete chiesto veramente in molti. Che cosa? La tenda. Sono tutti quanti curiosi di vedere come è fatta, come si apre, come si chiude, come è spaziosa dentro, come l'abbiamo vissuta. In questo video dedicheremo praticamente tutti questi minuti a lei, cioè dal procedimento dalla A fino alla Z di quello che facciamo tutti i giorni per aprire e chiudere la tenda. Ora adesso racchiuderemo tutto in pochi minuti, tra virgolette. Calcolate che noi l'apriamo di solitamente il pomeriggio barra la sera e la richiudiamo la mattina. Quindi possiamo partire e dopo vi daremo anche un giudizio personale su quello che è la tenda e su quello che faremo più avanti, però questo lo vediamo dopo. Adesso cominciamo ad aprirla. La prima cosa che facciamo appena arriviamo: vuoi perché è più comodo aprirla e chiuderla, vuoi perché la sciuramoira è alta 1,10 m, è abbassare la macchina. Come la abbassiamo? Quindi accendiamo il quadro. Qui abbiamo praticamente l'Easy Lift di Land Rover Passion che c'è installato, che serve per alzare e abbassare la macchina indipendentemente dalla centralina della Land Rover. Due click, qui è per sollevarla al massimo, qui per abbassarla al massimo. Diamo un click e ora vedete che la macchina abbasserà al minimo. Eccola qui. Se volete fare i fighi, tra virgolette, fuori dal locale a Milano, l'abbassate tutta e sembrerà praticamente una super sportiva. Così, ragazzi, non sembra, ma l'abbiamo abbassata di quasi 15-20 centimetri. Infatti io ci arrivo ancora meglio e la sciuramoira anche lei ci arriva. Perfetto. Allora, questa tenda qui ha una copertura in PVC in plastica sopra, quindi la prima cosa da fare è tirar via questa copertura. Quindi si sganciano gli strap, uno e uno due, che non sono altro che le cinghie che passano per tutto il sopra della tenda. Ok, una volta che abbiamo tirato via le due cinghie superiori, apriamo gli scratch laterali. Questa copertura, come vedete, è messa su da una stripe. Allora, tiriamo su bene il materiale. Qui abbiamo il tendalino. Prendiamo la cordicella che di fabbrica esce con questo cordino giallo. Noi l'abbiamo allungato con una corda più lunga e ora vi farò vedere il perché. Queste lavorazioni, adesso io questo pezzo lo sto facendo da solo, ma normalmente lo faccio insieme alla buona Moira, che adesso servirà dall'altra parte. La Moira, per aiutarsi, usa il nostro sgabello. Io praticamente cosa faccio ora? Sto aprendo tutta quanta la cerniera sotto. Tiro su anche questo lembo e apro la cerniera. La Moira, che si trova dall'altra parte, cosa faccio io? Gli lancio la corda. Gli lancio la corda, ok? E la Moira non fa altro che prendere e tirarsi la cordina. Ok. Una volta che ha aperto la corda di là, noi cominciamo a tirare su questa copertura da questa parte e da quest'altra parte, in modo che la Moira può dopo tirarsi il materiale dell'altra parte. Perfetto. Ora la tenda è completamente scoperchiata. Abbiamo ancora da aprire questo scratch, che è un ulteriore fermo del pavimento, e quest'altro scratch. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, tiriamo via anche la copertura, ok? E la andiamo a mettere, noi solitamente la mettiamo sul cofano.
solitamente la andiamo a mettere sul cofano. La fermiamo per il vento. La fermiamo col tegge cristallo per il vento, in modo che almeno questa copertura non si muove. E vi confermo che non si è mai mossa. Ora, come potete vedere, la tenda è libera. Abbiamo tolto il coperchio, abbiamo aperto gli scratch laterali che la fermavano. Cosa facciamo? Andiamo a prendere la scala e la tiriamo in fuori. Ok. Ora che la scala è tutta in fuori, non facciamo altro che tirare, cioè spingere in giù. E come vedete, una volta che arriva in posizione quasi verticale, non facciamo altro che tirarla. Ora la scala è praticamente tutta quanta tesa. Questa qui è ancora, come vedete, inclinata, non è perpendicolare. Per renderla perpendicolare, cosa facciamo? Prima cosa, dobbiamo alzare la macchina. Però prima di alzare la macchina ci conviene installare tutti quante le gambe per aprire le finestre. Quindi questo qui va all'interno, che serve per estendere il tendalino. Bisogna far combaciare le cuciture e poi si infila in questi, maschio e femmina, chiamiamoli brutalmente così. Ok, una volta infilato si va dall'altra parte e si fa la stessa cosa. Reggimelo qua. Qui bisogna spingere un pochino perché bisogna tendere fondamentalmente il tessuto. Ok, allora si tira. Ok, perfetto. E questa, tendalino, già lo abbiamo, tra virgolette, fissato in parte. Ora noi vi faremo vedere anche la veranda installata. Se non si, la veranda quindi fa peso e tira praticamente questo tessuto. Se non si installa la veranda, si può anche solo lasciare così. Si tirano due cavi con i picchetti e questo lo si tira ben bene. Ora mettiamo l'apertura delle finestrelle. Questa abbiamo provato a chiudere la tenda anche senza fissare queste coperture. Si fa un po' più fatica, però almeno riescono a chiudere bene. In dotazione vengono dati questi ferri, sono due per ogni finestra. Servono a tirare questa copertura, diciamo, della finestra. Si infila in questo occhiello la parte ricurva. Qui, come potete vedere, avete dei forellini, sono stati fatti dal fornitore. Per poter ora piegare, dovete piegare il materiale e infilarlo qui dentro. E uno è fatto. Prendete il secondo dentro l'occhiello. Qui c'è il forellino. Piegate e affilate dentro. Stop. È una copertura è fatta. La stessa cosa la si fa dall'altra parte. Dall'altra parte però abbiamo un problema, perché la nostra configurazione, quella attuale, com'è? Davanti abbiamo il pannello solare. Il problema è che il pannello solare è proprio davanti al foro del lato destro. Cosa facciamo allora noi normalmente? Apriamo solo ed esclusivamente il lato sinistro. Quindi infiliamo questo e la punta va dentro al foro. Stop, e rimane così. Dall'altra parte, come funziona? Dall'altra parte noi abbiamo un ulteriore problema. Abbiamo il tendalino che a sua volta copre i fori. Come abbiamo risolto però noi? Ora ve lo faccio vedere. Legandolo con delle corde. Allora, per fare questo lavoro uso lo scaletto, perché devo essere ben in alto. Qui abbiamo la copertura di plastica, tessuto tecnico, adesso il nome specifico non lo so, però fondamentalmente serve per coprire ulteriormente dalla pioggia. C'ha il suo anello, filiamo l'anello, appoggiamo alla tenda il ferro e lo leghiamo con una di queste corde. Ora noi, per ottimizzare i materiali, usiamo le stesse corde che escono in dotazione dalla tenda. Sono corde che servono per tirare i tessuti. Non facciamo altro che
fare un nodo passante per tenere ferma più che altro la barra qui. Ok, tac, tiriamo bene. Adesso faccio un nodo veloce giusto per farvi vedere. Ok, e questa non si muove più. Stessa cosa facciamo dall'altra parte, sempre ferro all'interno dell'anello, la appoggiamo e poi ci mettiamo l'altra cordicella. Allora, anche con questa passiamo dentro l'asola, facciamo un nodo passante veloce in modo che questa rimane tirata e la leghiamo al tendalino. Ciò cosa comporta però? Che quando il tendalino è aperto non possiamo mettere queste due barre, almeno non siamo mai riusciti perché non ho mai trovato un punto di ancoraggio dove potermi ancorare. Però adesso l'ho messa in modo veloce, questa qua normalmente rimane tirata e quindi anche l'acqua non si accumula in mezzo, non fa delle pozze. Nel frattempo possiamo anche volendo aprire già un'ulteriore copertura esterna. Qui abbiamo la zanzariera, adesso poi dopo Moira dall'interno vi farà vedere la tenda. Ora tra virgolette è, come dire, montata. Una volta che abbiamo finito questo processo, cosa facciamo? Accendiamo la macchina. Un'altra particolarità che abbiamo con questa macchina, sempre col discorso easy lift, è l'autolivellamento. Cosa vuol dire? Che se la macchina l'abbiamo parcheggiata per ovvie ragioni in un punto dove non potevo tenere la macchina livellata, io non faccio altro che accendere la macchina, riportare in posizione neutro la manettina, quindi sul verde, dopodiché schiacciamo due volte in su, in giù, e per farla scendere quando lampeggiano destra e sinistra è autolivellamento. Schiacciamo una volta, chiudiamo la portiera e la macchina ora si autolivella. Quindi dietro, come potete vedere, era più bassa, ha sollevato di più la macchina, davanti l'ha abbassata, in modo che la tenda e la macchina sono perfettamente in bolle, così possiamo dormire su ogni terreno. È una comodità che non tutte le macchine hanno. A volte la gente mi dice: no vabbè, ma tu devi prendere un Defender, un Pajero, devi prendere una macchina tradizionale. Le macchine tradizionali queste non lo fanno. Cosa vuol dire? L'altezza che avete normale, quella è, quella rimane. Ora immaginate se io avevo un Defender con delle gomme, non so, 35 pollici, enorme, altissimo, è una gran figata. Ma ragazzi, tutte queste operazioni, che già comunque sono operazioni non semplicissime, cioè non rapide, le dovevo fare a 2 metri d'altezza. Per me, ancora, per Moira sarebbe stato veramente improponibile. E Marco Sanua può confermare, è un ragazzo che conosciamo, un nostro amico, lui ha la nostra stessa tenda, e però montata sul suo patrol, sul suo Nissan Patrol, che è bellissimo, è altissimo, però tutte le volte che deve aprire e chiudere la tenda, io lo chiamo la scimmietta, perché lui poi è piccolino, agile, si arrampica spettacolare. Noi no, noi non siamo né piccoli né agili, quindi ci siamo dovuti... Adesso la macchina è perfettamente livellata. Una volta che è livellata, possiamo raddrizzare il pianale e regolare la scala. Allora, lateralmente, dove c'è la finestra laterale, sia da questo lato che dall'altra parte, avete questo incavo, questo incastro, non so se riuscite a vederlo. Questo incastro sta a dimostrare quando il piano di destra e il piano di sinistra sono perfettamente perpendicolari, anche perché questo incastro qua serve fondamentalmente per non far muovere la tenda in su e giù. Quindi cosa vuol dire? Che siamo ancora troppo alti. Ora vi faccio vedere come abbassarla e vedrete che questo combacerà perfettamente. Allora, per abbassarla si comincia. Questa scala è una scala, come detto, che è piccolina, ma una volta allungata praticamente scorre internamente nei tubi. Schiacciamo questi due pulsanti, la scala si inclina di meno. Ok, perfetto. Ora, se voi andate a vedere lateralmente, come potete vedere adesso, avete praticamente l'incavo perfettamente dentro.
quindi vuol dire che queste due parti sono livellate, ma che questa parte qua centrale ormai è fissa, quindi si può anche salire. Adesso la Moira apre tutto e vi fa vedere anche internamente come siamo organizzati. Allora, adesso praticamente la Moira sta aprendo la zanzariera, sta aprendo l'ingresso principale della tenda. Ricordo che questa tenda, una volta aperta, è 160 di larghezza per 2,40 m di lunghezza, quindi è veramente enorme. Adesso la Moira, come vedete, entra, si siede tranquillamente, tira via le scarpe. Una delle comodità di questa tenda, che sono incluse con la tenda, è appunto queste sacche dove poter appoggiare ciabatte, scarpe. Quindi lo sporco, tra virgolette, che avete sotto le scarpe non entrano mai all'interno della tenda. Ora, per aprire, cioè per entrare e uscire comodamente, cosa facciamo noi? La parte interna non facciamo altro che arrotolarla e legarla a quei gancetti che vedete, uno, due. Ok. Ora praticamente, come vedete, qui all'interno ci sono dei ganci con delle corde, con degli elastici. Questi elastici qua sono fissati nelle parti interne della tenda. A cosa servono? Servono perché quando voi chiudete la tenda, questi elastici si tirano all'interno del tessuto, almeno in teoria dovrebbero aprire, tirarsi dentro il tessuto. Noi abbiamo provato a farlo con e senza. Allora, la diversità non è abissale, comunque vada, dopo vedrete durante la chiusura le rotture di palle non sono poche, però questi elastici anche di poco comunque aiutano. Tutte le volte che apriamo la tenda e che andiamo a dormire dobbiamo toglierli, e tutte le mattine quando ci svegliamo dobbiamo rimetterli. Sono degli elastici semplicissimi con delle clip che si sganciano. Ok, no, la tenda, adesso io non so se voi percepite le dimensioni. Noi siamo due persone grosse intendo larghe, e quindi lo spazio non è mai abbastanza. Eppure vi posso garantire che in questa tenda qua ognuno c'è i suoi spazi. C'è la Moira, comunque vada, guardate dov'è, in mezzo, ma vi posso garantire che è bella tosta la Moira, come dico io, è un cinghiale amoroso è un orsacchiotto amoroso, dai. Ok, e quindi vi garantisco che è veramente enorme. Una volta aperta l'apertura principale, abbiamo una finestra, due finestre e il finestrone enorme. Ora vi faccio vedere, una volta aperte, ogni apertura c'ha sia l'apertura interna, cioè quella che sta aprendo adesso la Moira. Adesso, come vedete, lei ha aperto, ma rimane ancora la zanzariera, quindi comunque vada, potete arieggiare, rimanere aperti senza problemi, lasciando la zanzariera aperta, anche comunque per arieggiare. Il materasso, ecco, l'unico neo di questa tenda è praticamente che si è rovinato. Allora, non so se riuscite a vedere, questo materiale, chiamiamolo copri materasso, si è subito rovinato, ma questo dopo 2 o 3 giorni. È troppo fine la stoffa, cioè fa veramente schifo la stoffa, e quindi questo assolutamente da sostituire. Noi abbiamo risolto prendendo praticamente un copri, come si chiama questo? Copri materasso. Che protegge il materasso e ci dà un po' più di spessore. Ora la Moira sta aprendo anche il finestrone dietro. Sì, questo potete decidere di arrotolarlo sia dentro che fuori. Ovviamente quando piove, la comodità di questa tenda qual è? Che, come vedete, i copri finestra che abbiamo aperto prima con quei pezzi di ferro, comunque vada, uno può anche lasciare la finestra aperta, che l'acqua non entra, perché sei sempre comunque riparato, anche se piove sei comunque riparato, l'acqua non entra. Si fissa la copertura, si richiude la zanzariera e quindi praticamente hai luce e aria a 360 gradi per tutta quanta la tenda. Da fuori vi faccio vedere la tenda in tutta la sua grandezza, perché ragazzi, una volta montata è veramente veramente enorme, e noi l'abbiamo cercata, l'abbiamo voluta e siamo riusciti a recuperarla, anche perché comunque vada, hanno dei tempi di consegna importanti. Questa addirittura, quando l'abbiamo ordinata, c'erano tipo due mesi e mezzo d'attesa, solo che poi il fornitore, quando ha capito il progetto che avevamo e che dovevamo partire in modo imminente, è riuscito poi a recuperarcela una. La marca è Swiss King, ecco, questa cosa non l'ho detta, ma comunque vi metto il link sotto. La marca è Swiss King, è Svizzera, arriva dalla Svizzera,
E come avete visto, noi abbiamo il coperchio nero personalizzato, quello ce lo siamo fatti noi, ci siamo fatti stampare su un foglio di PVC il nome Italian Family Overland e l'abbiamo incollato con della colla apposta per PVC, tutto marchiato Swiss King. Questa è la versione 2 praticamente, la versione nuova, quella già con la scala più bella tra virgolette. Sopra si ha comunque una copertura ulteriore, perché questo tessuto è già un tessuto impermeabile, ma sopra, per un'ulteriore impermeabilità, c'è un materiale proprio, non so, plastico, io non ne capisco niente ragazzi, però comunque protegge ulteriormente dalla pioggia. Ora questo è quello che facciamo noi tutte le sere ragazzi, tutte le sere o tutte le volte che fondamentalmente vogliamo andare a letto. Ora però vi faccio un esempio. Immaginate il lavoro che abbiamo fatto fino adesso di farlo mentre piove, perché ovviamente molti di voi hanno detto no, però sai, avete fatto alcuni giorni in hotel, alcuni giorni siete andati in campeggio, robe varie. Ok, lasciamo stare che il nostro, ragazzi, noi non siamo turisti, io lo dico oggi, l'ho già detto e lo dirò sempre, noi non siamo turisti, noi non stiamo girando per visitare Varsavia, per visitare Praga, le città e robe varie. Noi abbiamo totalmente cambiato vita, abbiamo buttato la vita che facciamo prima, fatta di comodità, fatta di lussi, perché comunque vada, ho sempre detto, sono appassionato di auto, di belli hotel, quindi abbiamo fatto una vita molto, ma molto agiata. Abbiamo cambiato completamente il nostro stile di vita, quindi a me di visitare Praga, Varsavia, Berlino, quelle città lì non me ne frega niente, se ci passiamo è bene, altrimenti amen. Purtroppo per il viaggio a Caponord non eravamo attrezzati, e questo lo dobbiamo ammettere. Non avevamo l'attrezzatura nostra per il freddo. Questa tenda qua è un'ottima tenda ragazzi, ma veramente un'ottima tenda, però abbiamo scoperto solo dopo che una tenda comunque vada 2-3 stagioni. Cosa vuol dire? Che non è fatta per il freddo. E noi alle isole Lofoten ragazzi siamo scesi a 6 gradi, e non vi dico il freddo che abbiamo patito, 6 gradi non vi dico la condensa che ha fatto, perché uno dei problemi tra virgolette più gravi che hanno queste tende 2 stagioni è proprio la condensa che fanno nei periodi invernali. Il nostro corpo produce calore, noi siamo un 2, ne produciamo tantissimo, la mattina ci svegliavamo con le pareti completamente bagnate, ma questo accade a tutte le tende, anche all'ultima tenda che abbiamo comprato, di quella vi farò un video, non vi dico cosa abbiamo preso, ma abbiamo preso una tenda molto ma molto bella, molto ma molto costosa, abbiamo fatto questo sacrificio economico, ma anche quella comunque vada, in alcune situazioni prevede la condensa. Qui ovviamente a un certo punto ragazzi ci siamo trovati veramente in mezzo al freddo, sfiga vuole, pioveva pure, vi lascio immaginare montare tutto questo mentre piove. E non è finita, perché tu praticamente poi la mattina dopo ti svegli, attenzione, e devi smontarla è più complicato, perché ovviamente adesso qui abbiamo aperto, abbiamo teso tutte le plastiche, tutti i tessuti, dopo dobbiamo farceli ristare dentro quella copertura che avete visto lì. Capite anche voi che se mi vado a dormire che sta piovendo e la apro e va bene, se mi sveglio ed è pioggia peggio del giorno prima. Cioè noi ci siamo fatti anche quei conti lì, alla fine abbiamo dormito fuori 4 notti, abbiamo dormito in hotel e in campeggio 4 volte, quindi non è che abbiamo su 25 giorni, solo 4 giorni abbiamo dormito al coperto, chiamiamolo così. Abbiamo fatto una scelta perché comunque vada, guardavamo il meteo per dirvi, il suo Caponord dava brutto tutta la settimana, e allora abbiamo detto ascoltami, visto che dobbiamo stare domani, dormiamo una notte in campeggio e buonanotte. Quindi questo è il nostro setting per quanto riguarda la tenda una volta montata. Ora vi facciamo vedere il procedimento inverso, che come ho detto prima è uguale identico al montaggio, l'unica differenza è che dobbiamo farci star tutto nella copertura, quindi diventa tutto molto più complicato, però vabbè, adesso ve lo facciamo vedere. Prima di richiuderla però vi facciamo vedere anche la veranda ragazzi, perché uno degli accessori inclusi in questa tenda è una veranda che copre praticamente tutta l'aria sotto questa parte che esce fuori dalla macchina. È un accessorio impressionante, incredibile. Uno dei motivi per cui non volevamo cambiare questa tenda era proprio la veranda. Ora ve la facciamo vedere ragazzi, una volta chiusa è uno spazio, è un ambiente completamente ermetico, che poi non è ermetico ma comunque un ambiente separato dagli agenti atmosferici esterni. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi praticamente quando pioveva, tipo siamo arrivati sull'Atlantic Road, siamo arrivati che pioveva, il tempo era brutto, se avete visto il video, abbiamo montato la veranda
all'interno eravamo comunque separati dal vento, il freddo e la pioggia. Quindi è un accessorio veramente veramente interessante. Ora vi facciamo vedere, si installa questo in pochissimi secondi e i benefici sono veramente veramente impressionanti. Per montare la veranda, la prima cosa che si fa, bisogna chiudere la scala. Per chiuderla ci sono due pulsantini qua sotto, si schiacciano e la scala si abbatte completamente. Una volta che è sopra, noi la chiudiamo, la fermiamo con questo velcro e lei rimane praticamente sospesa sulla tenda. Una volta che è sospesa, possiamo prendere la veranda. Sostanzialmente dobbiamo ancorarci a questa cerniera, che è perimetrale per tutto lo spazio qui. Adesso l'apriamo lì dentro e la installiamo. Insieme alla tenda vi viene fornito anche questo sacchettone dove all'interno c'è la veranda. Allora, questa veranda qui, una volta aperta per terra, vedete che ha un cordone. Un cordone tondo. Questo cordone qui è la parte interna verso la macchina, che va nell'asola, quella famosa asola che vi ho fatto vedere prima. Quindi inseriamo all'interno dell'asola il cordone e lo tiriamo per tutta la sua lunghezza. Ok, una volta che abbiamo tirato il cordone all'interno della sua asola, cosa facciamo? Prendiamo la cerniera, qui c'è la sua cerniera femmina, tiriamo dentro e tiriamo. Questo ovviamente va tolto, che va rimesso dopo. Ok. Ok, perfetto. Ora, questa qui, avete due possibilità. O la picchiettate ai quattro angoli, oppure, visto che noi ci fermiamo praticamente una notte al volo, non facciamo altro che internamente mettere borse, sacchetti, anche perché la parte interna è completamente chiusa, completamente coperta. Anche il fondo, questo voglio che sia importante perché molti fornitori, molte aziende costruiscono verande del genere che però a me purtroppo non sono chiuse nel fondo. Questa invece, a differenza di tutte le altre, è chiusa anche sotto, quindi siete completamente coperti. Allora, questa è la zanzariera. Ok, questa qua. Siete completamente... Okay. Completamente sigillati. La scala la possiamo riaprire e praticamente voi all'interno avete il vostro tendalino originario, tra virgolette, quello che rimane sempre fisso con la tenda, ma una continuazione della tenda, cioè di questa veranda, e anche sotto il fondo è completamente chiuso. Quindi voi non camminate sul prato, sulla terra, su quello che è, ma camminate su un tessuto stagno. Qui dentro noi ci abbiamo anche cucinato, quindi è veramente un valore aggiunto, ripeto, è uno dei motivi per cui fino alla fine eravamo indecisi se vendere, cioè se cambiare o non cambiare tenda. Però i benefici della tenda nuova superavano di veramente tanto i benefici di questo chiamiamolo mini appartamento. Però qui sì, una volta che avete chiuso la porta anteriore siete completamente isolati, avete anche due finestre, una e una due,
l'accesso alla macchina, volendo. E l'accesso alla macchina, giustamente la Moira ha fatto notare che io aprendo questa cerniera sul fondo dietro, qui dietro ho comunque la macchina, quindi in qualsiasi momento posso aprire questa parte posteriore e accedere alla macchina. Quindi sì, assolutamente ragazzi, questa della veranda è proprio un plus ragazzi. Niente, questo è praticamente, è enorme, è imponente, perché adesso non so se dal video vi rendete conto, magari amore mettiti lì così almeno vedono anche le dimensioni, cioè non è una cosa easy del tipo mi fermo, la monto e dormo. C'è sempre il solito problema di campeggiare in libera, che in alcuni paesi come Norvegia, Svezia, Finlandia assolutamente possibile, anzi addirittura lo propongono perché è una cosa sana. In alcuni paesi come in Italia è severamente vietato, e quindi così ragazzi attirate veramente veramente l'attenzione. Infatti uno dei motivi principali per cui ci andavamo a infognare o andavamo in quei luoghi un po' più diciamo riparati, perché comunque vada, una volta che avete installato tutto date veramente molto ma molto nell'occhio. Un'altra problematica delle tende così qual è? È che voi fondamentalmente aprendo la tenda state occupando anche del suolo in più, diciamo suolo pubblico, perché mentre molte tende restando sulla macchina io posso fermarmi anche in un parcheggio per assurdo, tirar su la tenda e dormirci, qui invece non posso farlo, cioè nel senso se passa qualcuno non può non vedermi, perché la struttura una volta montata è veramente enorme e imponente. Se invece campeggiate nei campeggi ragazzi, anzi lì fate una scena spettacolare, perché ogni volta che ci siamo fermati in qualche campeggio o l'abbiamo aperta, chiunque l'ha vista ha detto mai visto una roba del genere, è veramente un mini appartamento portatile. Ora la chiudiamo e niente, vi faccio vedere anche come si chiude questa tenda qua. È un po' di roba da fare, ce n'è.